tutte le sedi. Ovviamente è una decisione che prenderà il consiglio e il rettore, però per adesso, insomma, domani continueranno gli accertamenti e si capirà se il crollo è derivante da un cedimento strutturale dell'edificio o a un'ipotesi non remota, chiaramente, di smottamenti, vista l'area in cui si erge questa parte specifica della facoltà di geologia all'Università di Cagliari. Insomma, siamo qui di fronte a Piazza d'Armi, notoriamente con aree sottostanti e continuamente erose dall'acqua, quindi con crolli, diciamo, avvenuti almeno 30-35 anni fa di fronte a Piazza d'Armi con tutto, chiaramente, ciò che comporta l'erosione del tempo e il movimento dell'acqua sotterraneo, di cui non si ha controllo. Ma speriamo bene, e per adesso vi salutiamo da Magistero. Arrivederci.